Dei diritti umani ha dichiarato inammissibile il ricorso di 12 cittadini che vivono accanto al Vesuvio e che lamentano l'inadeguatezza del piano di emergenza e la mancanza di informazioni sullo stesso. I giudici non sono entrati nel merito, rilevando che non sono stati tentati tutti i possibili rimedi a livello nazionale. Il Fondo Sanitario Nazionale non è un bancomat per le regioni, lo ha detto il Ministro della Salute Lorenzini. Il sacrificio si può fare quest'anno, ha aggiunto il ministro, ma da subito andrà applicato il patto per la salute. Dal prossimo anno, ha concluso, è necessario che le regioni mantengano il patto di stabilità. Cambiamo ancora argomento questa mattina. Campioni dello sport come Gianni Maddaloni e Clemente Russo al Mario Pagano di Napoli hanno incontrato gli studenti per portare degli esempi di vita. Sentiamo Titti in Proda. Clemente Russo e Gianni Maddaloni tra gli studenti del Mario Pagano per trasferire i valori dello sport nell'ambito del progetto Io ce l'ho fatta, ce la puoi fare anche tu, ideati dal professore Falco Desiati dell'Istituto in via Andrea di Isernia, continua il percorso educativo basato sull'autostima e i valori della vita, sostenuto anche dal preside Francesco De Rosa. Abbiamo un anno scolastico che è stato pieno di iniziative socioculturali, incontri con telefono rosa, per la legalità. Abbiamo per esempio un incontro di una nostra ex alunna, oggi avvocato, che fa consulenza gratuita alle famiglie degli alunni dell'istituto, sia per quanto riguarda la materia penale che civile. Ci siamo veramente incontrati su quello che è lo sport, capire che lo sport porta delle regole, dei modelli. Infatti oggi si è parlato del modello di un atleta che è Clemente Russo, mio genero, e del credo di un maestro che a Scampia attraverso lo sport aiuta i ragazzi di strada. Nei miei prossimi obiettivi c'è il 29 maggio e il 1 luglio la qualificazione olimpica di Rio, e se tutto va bene poi c'ho un anno a Rio de Janeiro da preparare le Olimpiadi con i fiocchi.